families of brothers. Oh, Luisa, lui che bella che sei. Sei come la sirenetta, veramente. Però al contrario, cioè con le gambe da donna e la faccia da cernia. Oh, Francesco, Frange, non ridere, che poi dice che la trattiamo a pesci in faccia. Buongiorno, professore. Oh, Frange, Frange, a te ti piacciono i pesci? Allora bacia a Luisa che nasce. Questa è interna, io ce l'ho giustificata. Io, professore, c'ho la giustifica, sta sulla vostra cattedra. Non ho potuto ripassare per motivi personali. Vabbè, li dico, poi non sono più personali. Come? Non è la scrittura di mia mamma. No, è di mia mamma. No, è di mia mamma. No, professore, devo andare dal preside. No, posso dire una cosa? I motivi personali di prima è che a mia mamma ieri gli tremava troppo la mano, perciò... No, professore... Come? O dico Pascoli o vado dal preside? Dico Pascoli, professore. Pascoli, allora, Gino Pascoli, professore? No, quello è Gino Paoli. Cioè, Giovanni Pascoli, professore, come dice il cognome stesso, veniva dalla campagna. Però ha avuto una vita un po' difficile, perché lui prima ha visto morire il padre, dopo ha visto morire la madre, dopo il fratello, dopo la sorella e dopo è andata a vivere con gli zii paterni. Però dopo la loro morte è andato dagli zii materni, i quali prima stavano bene, però dopo all'improvviso hanno avuto una grave malattia e l'hanno mandata a casa del nonno, il quale ha detto: oh, guarda, qua puoi stare tutto il tempo che vuoi, però sai, io ho una certa età. No, è che come ti ho visto pare che ha avuto tipo un mancamento. No, so coincidenza. No, non so coincidenza. Yeah, tu porti proprio sfiga, Pasqua. No, ho studiato, professore. Che sinceramente... Io pare che non mi sento tanto bene. Io vengo dalla campagna. Vuol dire, professore, perché ieri hanno ucciso il porco. Professore, io non ci potevo credere. Cioè, neanche lui cioè, è rimasto proprio come un salame. Proprio distrutto. Proprio distrutto. Comunque, in questi anni, professore Pascoli crea il fangiullino. Cioè, questo fangiullino alla luce sogna, parla agli alberi, alle bestie, ai sassi. No, non stavo leggendo. Cioè, lui, professore, decide di avere un figlio, il fangiullino. Però questo fangiullino non sta bene. Yeah, professore parla ai sassi, agli alberi, alle bestie. Professore, mio nonno, per una volta che l'hanno visto parlare a una pecora, hanno malignato tutti, professore. Cioè, dice, l'ana vergine. No, è che quello sta abituato con quella bestia di mia nonna. Comunque, professore Pascoli scrisse molte poesie, cioè a cavallo tra il 1865 e il 1867, cioè le ha scritte tutte a cavallo. Una volta sceso da cavallo pure dice, cioè però è scomodo scrivere a cavallo con la macchina da scrivere, perché un po' scivolava. E poi comunque un uomo a cavallo, professore, si fa pure male. E infatti dopo appena è sceso ha scritto la sua poesia più importante. O cavallina, cavallina stronza. No, storpia, professore, no, professore, no, non mi potete mettere tre, almeno un cinque. No, professore, chiudete un occhio a fine quadrimestre, perché se non lo chiudete voi, mo che torno a casa, li chiude mio padre tutti e due e mi picchia alla cieca, professore. Mi tocca per fermarlo telefonare al telefono azzurro e fare la voce del fangiullino. Comunque, ragazzi, viva Eminem, lose yourself, professore.